Buon pomeriggio, mister. Buon pomeriggio. La prima domanda che le faccio è: il Sassuolo è una delle squadre più interessanti del campionato, che tipo di gara dobbiamo aspettarci? Sicuramente affrontiamo una squadra che ha una propria identità, ha caratteristiche ben precise e da un po' di tempo che lavorano con Roberto De Zerbi, che è sicuramente un ottimo allenatore. Quindi bisognerà, come sempre, fare grandissima attenzione, rispettare sempre tutto e tutti, cercare di fare la nostra partita e di ottenere il massimo anche domani. Prima della gara d'andata, l'Inter aveva subito 13 gol nelle prime 8 partite, gli stessi presi poi nelle successive 20. Si può dire che la gara d'andata è stata la partita della svolta, anche dal punto di vista di una solidità difensiva ritrovata, che poi è tipica delle formazioni di Antonio Conte? Ma partiamo dal presupposto che di solito, ecco, se vuoi fare campionati da protagonista, ci deve essere sempre un grandissimo equilibrio tra la fase offensiva e tra la fase difensiva. È per questo motivo che, soprattutto all'inizio del campionato, abbiamo subito tanti gol e penso che sicuramente non ci fossero i giusti equilibri. Poi, piano piano, siamo arrivati a fare delle valutazioni insieme ai ragazzi e a cercare poi di trovare la formula migliore, per non perdere niente nella fase offensiva, ma al tempo stesso trovare più solidità nella fase difensiva. Quanto inciderà il fatto di aver avuto così poco tempo per recuperare? Ma incidere il giusto, incide per noi, incide per il Sassuolo, quindi siamo abituati al fatto di dover giocare dopo 3 giorni, in questo caso dopo 4 giorni, quindi penso che in questo momento, al di là del fatto del recupero, sia importante avere il giusto entusiasmo, la giusta voglia, anche perché, ripeto, comunque stiamo facendo delle cose importanti, però al tempo stesso il percorso deve essere completato. L'Inter corre in media 113,016 km a partita. Nessuno come l'Inter in Serie A. Quanto è importante avere la giusta condizione fisica per questo rush finale? Ma io penso che la giusta condizione fisica sia a prescindere importante, il giocatore si deve sentire bene quando gioca la partita, al tempo stesso, al di là delle medie, al di là dei chilometri percorsi, l'importante è che si corra sempre nella giusta maniera, ecco. Quindi sia in fase di possesso che in fase di non possesso. L'Inter è il secondo attacco del campionato, ma è al primo posto nel rapporto tiri in porta gol fatti. Questo vuol dire che questa squadra è diventata finalmente cinica, come chiedeva lei ad inizio stagione. È importante quando crei le occasioni cercare comunque di sfruttarle. Penso che l'Inter sia una squadra che crea, forse sia quella che crea maggiormente di più nell'area avversaria. E quando c'è la situazione giusta, poi devi cercare di fare gol, anche perché se non fai gol, bene che ti può andare, al massimo pareggi la partita. Nel post partita con il Bologna, Lukaku ci ha tenuto a ricordare come senza la squadra non avrebbe raggiunto nessuno dei record che ha toccato. Mettere il noi davanti all'io è il segreto di questa Inter. Io penso in tutte le squadre, pensare col noi è la cosa più importante, anche perché il singolo non fa vincere una squadra. È l'insieme della squadra che salta poi alle qualità del singolo. Penso che questi ragazzi l'abbiano capito e stiano lavorando tutti nella stessa direzione. Quanto è cresciuto Lautaro nel lavoro senza palla, soprattutto nella fase difensiva, e su cosa avete lavorato per renderlo così disciplinato? Ma Lautaro è cresciuto in tutto, con e senza palla, nel tenere palla, nell'attaccare la profondità. Cioè, sicuramente
come gli altri, ha fatto dei miglioramenti veramente importanti. Adesso lui deve continuare su questa strada, perché calcolando anche la giovane età ha un grande avvenire davanti a lui, dipende sempre da lui. Ehi, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Hi, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Ehi, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.